Su questo tema, al quale poi sono giunta a rotoloni nella mia lunga, ormai essendo io una vecchia signora, nella mia lunga carriera di libri, a Virgilio Riccardiano, che è il mio manoscritto preferito e in cui c'è un brano di cielo. Allora, da un manoscritto a un altro, a rotoloni, mi sono interrogata su quali potevano essere per questi pittori, non solo, che hanno realizzato questa meraviglia che è il cielo della Sacrestia Vecchia, i modelli. E quindi per questo si andrà insieme, se avrete pazienza, a ritroso, per ricercare attraverso i libri e le loro illustrazioni, non solo quali possono essere state le fonti iconografiche per arrivare a questo, anche perché quando si arriva a dipingere nella cupola di una chiesa, per quanto essa non sia grande e per quanto questa chiesa sia chiesa ma sia anche legata a un nome preciso che al di là di ogni fiction si chiama Medici e sulla quale famiglia e sui quali individui bisogna sempre riflettere e ogni fiorentino deve fare i conti. Se questo cielo è una chiesa e questa chiesa è di questa famiglia grosso modo, ci sarà un perché. E ci sarà un perché che è sì, certamente, come ha dimostrato Isabella Lapi, un perché politico, ma forse, oltre un perché politico, ci sarà anche un grande perché culturale. E allora questo perché culturale lo dovremo ricercare di necessità sui libri, perché sono i libri i depositari della cultura, gli agenti di trasmissione della cultura, e sono i libri che, grazie al loro formato piccolo e maneggevole, possono essere i veicoli, i trasmettitori di questa cultura e possono essere, perché no, essi stessi modelli. Io vi chiedo, ovviamente, pazienza, perché mi dovrete stare a sentire, ma vi chiedo anche di partecipare, cioè qualora non sia chiara, non sia esaustiva, non vi peritate di chiedere e di interrompere, perché almeno così non mi sembra di stare in cattedra, ma mi sembra di stare tra amici e interlocutori. Grazie. Allora, io spero di saper manovrare questo oggetto, sì. Dunque, andando a ritroso nel tempo e interrogandomi infatti del perché si dipinge un cielo, è chiaro che bisogna partire appunto da molto lontano.
Così, nel V secolo, nel mausoleo di Galla Placidia, che è solo uno splendido esempio, e poi via via i tanti cieli stellati delle chiese, ma sono cieli stellati, non sono cieli esaminati. Ma fino dall'antichità si è rappresentato il cielo e lo si è rappresentato, ragion veduta, in vari supporti, perché non è che si rappresenta solo con gli affreschi o si rappresenta su tutte le materie del mondo, tutto quello che l'uomo può maneggiare, su quello agisce e su quello rappresenta. E da molto lontano dalla preistoria ci giunge il famoso disco di Nebra, che tutti conoscono, che è uno dei primi cieli, tra virgolette. Quando già l'uomo sente la necessità di legare 2000 anni prima di Cristo, forse di più, sente la necessità di legare le stelle alle attività sue. Si dice che questo piccolo cielo sia legato all'agricoltura, allora quindi alle opere dell'uomo, già da allora. Allora non è più soltanto un cielo di stelle, ma è già legare le stelle a qualcos'altro. A qualcosa anche di più. E ancora, lo zodiaco, cioè le 12 costellazioni di un cerchio che rappresentano proprio appunto le costellazioni, quindi lo scorrere del tempo nell'anno figurato e simbolico, è legato da subito all'immagine della creazione e all'immagine di Dio. Lo splendido brano di affresco di Giusto de Miravuoi ci fa vedere nella creazione degli astri, insomma, la terra in mezzo ai cerchi e lo zodiaco che la racchiude. E così, quando i progenitori vengono cacciati, Dio infuriato fa vedere lo zodiaco, gli dice: ora andate via, è peggio per voi. E fa vedere il creato, che non è più il luogo meraviglioso per l'uomo, ma è un luogo che va conquistato amaramente. Però è sempre legato a questa immagine cosmica in cui lo zodiaco fa da cornice. E Dio, come creatore del mondo e come signore degli astri, trova una esemplificazione molto chiara nella identificazione di Cristo, Dio e il Sole. Il Sole al centro, Cristo al centro, i segni dello zodiaco intorno. E guardate, straordinario questo brano del V secolo con l'altro del IX secolo, e su questo riflettiamo, perché l'identificazione di Cristo, Dio, Dio creatore, con il Sole è molto intrigante e non solo è astronomico, astrologico, simbolica, ma è il momento in cui la religione cristiana può assumere, assorbire i miti e le credenze pagane, anche cosmogoniche, e farle sue senza problemi. Dio, Cristo, Dio, il Sole, ce la dice molto lunga. Pensate anche il Natale, che avviene praticamente nel solstizio d'inverno, quando cioè si celebrava la festa del Sole Invictus, Cristo, il Sole. Vedremo tra poco la Luna, la Madonna. Quindi, in questo modo, il cristianesimo può appropriarsi, senza scosse, dell'antica religione e soprattutto di tutto quel patrimonio di immagini che ad essa era legato. E come vedete, questo giochino va avanti nel tempo e soprattutto proprio i manoscritti a tramandare
questa tradizione. Non solo Cristo Dio diventa sole al centro, ma ai lati ci sono le quattro stagioni. Cristo Dio, Signore del tempo, e insieme 12 come i mesi, gli apostoli. Tutto ciò viene, ripeto, a una lunga tradizione e come vedete già da queste immagini messe a confronto con un grande scarto temporale, grosso modo quando un'immagine si è codificata e cristallizzata va avanti nel tempo senza scosse, con solo mutamenti di tipo stilistico e ovviamente adeguamenti alle mode, alla cultura, al tempo e quant'altro. Però già, diciamo, ruotando intorno a un nucleo che si è venuto ormai solidificando. Molto bello, per esempio, il breviario d'amore che riprende il cerchio dello zodiaco, ovviamente con altri risultati. Come vedete, ormai questa immagine del cerchio, quindi della cupola poi su cui ruotano gli astri, è un'immagine codificata e, come vi dicevo, in questo straordinario manoscritto enciclopedico di San Gallo del IX secolo è chiarissima l'identificazione di Cristo Dio con il Sole e della Madonna con la Luna. Tutto questo, con intorno i segni zodiacali, ci riporta molto molto indietro nel tempo, addirittura Iside, Osiride, Elì, ancora prima i culti babilonesi e i culti mitraici e tutto quello che il tardo antico, oltre all'antico, ci avevano trasmesso, e in modo assolutamente indolore e coerente. La Chiesa, in modo molto astuto, riesce a, diciamo, ad appropriarsi di tutto ciò e a rivisitarlo nell'iconografia più tradizionale, facendo passare in questo modo la cultura antica quasi senza volere. Ma insieme a queste immagini così, diciamo, naturalistiche oppure anche descrittive del cielo, nei trattati di astronomia sono presenti anche calcoli veri e propri. Quindi, siccome la scienza degli antichi non è una scienza di favole, ma è anche una scienza profondamente esatta, perché l'astronomia non l'abbiamo inventata noi, anche se in antico astronomia e astrologia vivevano a braccetto e spesso si intersecavano l'una all'altra senza grandi traumi, però i calcoli li sapevano fare. Non per nulla Euclide, Pitagora, poi Tolomeo soprattutto, sono le autorità con le quali sempre, fino a tutto il Rinascimento e oltre, si fa i conti. Questo vuol dire che già nel IX secolo, e il IX secolo è un momento nodale, perché cosa succede? È il momento in cui Carlo Magno recupera l'antico. Non lo recupera soltanto, noi che ci occupiamo di libri lo sappiamo bene, nella grafia. La Carolina, la lettera di Carlo, è diciamo, la copia, il voler ispirarsi all'antica epigrafica romana. E poi dalla Carolina verrà fuori la scrittura degli umanisti del 400. Quindi il momento della Rinascenza carolingia è il momento nodale in cui si passa dall'antico a poi tutto il Rinascimento, l'umanesimo e il Rinascimento. Quindi non fa meraviglia che proprio in questo grande crogiolo del IX secolo, e scusate se poco, si recuperi coscientemente, coerentemente anche il sapere degli antichi, non solo le immagini, ma anche i fondamenti della matematica e dell'astronomia di conseguenza. Quindi vedete insieme la parte, diciamo, più strettamente, tra virgolette, scientifica e quella più rappresentativa. A questo punto la carta del cielo è fatta, cioè si è ormai codificata la rappresentazione dei cieli
con le figure zodiacali, extra-zodiacali, quindi le figure delle costellazioni, sia i 12 segni dello zodiaco, sia tutte quelle altre che ruotano intorno. Certamente il tracciato delle stelle è una cosa, la rappresentazione immaginaria delle stelle è un'altra. E la rappresentazione immaginaria, cioè quella personificata, è naturalmente quella che viene dal mondo delle favole, quindi dalla mitologia classica. E infatti i segni zodiacali hanno diciamo, un modo di essere raffigurati che ormai è codificato nel tempo e più o meno rimane con qualche variante spesso significativa, per esempio il segno dei gemelli, c'è cioè un periodo in cui se le danno di santa ragione, sono proprio gemelli serpenti, perché se si pigliano a cazzotti, si tirano le spade, eccetera, oppure altri momenti in cui si vogliono molto bene, sono addirittura un uomo e una donna, quindi simbolo maschile e femminile, e appaiono per cui in grande armonia, come del resto erano, perché se si va al mito di Castore e Polluce, loro si volevano bene davvero, tant'è vero che uno sacrifica l'immortalità per quell'altro e quindi insomma sono gemelli di sangue, diciamo, e non solo di armi. Però ecco, queste sono solo alcune delle varianti che poi si possono vedere nelle rappresentazioni, ma ormai la carta del cielo è fatta e quindi la tipologia delle costellazioni è sistemata a partire appunto da epoche, come avete visto, molto antiche, arrivare a questa splendida carta che è l'Atlas Celestis. Sono due grandi carte del cielo, l'emisfero australe e l'emisfero boreale, con una data molto intrigante, intorno al 1440, quando ormai la rappresentazione delle costellazioni è in pratica codificata. Il fatto che questi cieli siano dappertutto, quindi vengono fatti in Oriente, in Occidente, in Italia, fuori delle Alpi e così via, vuol dire che evidentemente questa tradizione di base, che si cercherà di capire da dove viene, è consolidata e solidificata. La tradizione di base viene certamente da Tolomeo. E quindi Tolomeo che ha recuperato in sé e ripiglia in sé tutta la sapienza di Oriente e d'Occidente, perché Tolomeo viene ripreso e rivisitato sia nell'Occidente latino sia nell'Oriente arabo-persiano, perché forse è proprio da lì che viene. Sono chiara? Posso andare avanti tranquillamente? Non siete morti ancora? Sì? Beh, allora, è il 400 ovviamente che sfodera i momenti più così vivaci, perché chiaramente ormai appunto la tradizione è consolidata, e come vedete questi cieli stellati, questi cieli costellati, sono un po' tutti uguali, con piccole varianti che appunto dipendono essenzialmente dal luogo di produzione, dove soprattutto c'è un dettaglio che si vede subito e sono gli aggiornamenti di alcuni animali e soprattutto delle vesti, perché vedremo tra poco gli orientali li vestono all'orientale, gli occidentali li vestono all'occidentale, quando li vestono, perché quando sono nudi il problema non c'è. Le vesti all'occidentale vengono a loro volta aggiornate a seconda di leggeri, perché qui non si parla di moda vera e propria, ma insomma leggeri dettagli di moda. C'è una corrispondenza molto forte tra tutte le componenti di questa raffigurazione astrologico-astronomica. Perché da una parte abbiamo visto c'è la componente più di base, diciamo di tipo scientifico, cioè la raffigurazione delle stelle. Lo stesso Tolomeo e quelli che vengono da lui, che ora vedremo, descrivono le costellazioni
per la loro struttura, la quantità delle stelle, la grandezza e così via. I pittori, l'iconografia e l'iconologia li rivestono di forme che, come abbiamo visto, sono ormai consolidate. Poi c'è quindi l'aspetto scientifico, l'aspetto astrologico vero e proprio, l'aspetto religioso. E come vedete, però, si tratti dell'orologio di una chiesa, si tratti di una tavola dove al centro c'è la natività. Però il cerchio zodiacale rimane sempre colui la cosa che racchiude tutta la situazione. Quindi è all'esterno del movimento intero del cosmo e al centro la figura più rappresentativa, che in questo caso per esempio è la natività. Quindi torna, si diceva, il solstizio d'inverno, quindi c'è un ancoraggio, stiamo attenti, ogni volta che si vede un'immagine che in qualche modo va letta, in questo caso per esempio c'è un ancoraggio preciso al mondo della fede, che regola gli astri e il tempo, perché l'orologio sulla chiesa è il tempo che scorre. Quindi Dio regola gli astri ed è il Signore del tempo. Ma nemmeno questa è una novità, perché secondo me è straordinario questo dio classico, Aion, reca il cerchio dello zodiaco e lo porta essendo lui il signore del tempo. Aion è il tempo illimitato, lo dice la parola greca, che è diciamo quasi antagonista di Cronos, che è invece il tempo limitato, ieri, oggi e domani, passato, presente e futuro. E c'è una parentela, direi abbastanza intrigante, tra questo dio dell'eternità, il dio del tempo illimitato, e la sua signoria sullo zodiaco. Lo zodiaco lo racchiude, oppure lo zodiaco è una sorta di, vedete, scettro, insomma, su cui poggia la mano. Quindi il Signore del tempo esisteva già in modo molto chiaro e coerente nell'antichità classica ed è, come vedete, un'iconografia che torna anche nei nostri manoscritti. Come vedete, la parentela tra i libri e le altre arti, qualunque esse siano, è molto forte, è molto stretta, direi. L'astrologia, astronomia, non serve soltanto alla Chiesa per chiarire le sue posizioni nei confronti della realtà, della fede e quant'altro. Serve anche a scopi pratici. Uno dei punti nodali più intriganti di collegamento degli astri con la realtà è proprio il collegamento tra gli astri e il corpo umano. E l'utilizzo degli astri, della conoscenza degli astri, quindi delle costellazioni in particolare, rispetto alla medicina e alla chirurgia. Questo libro per chirurghi, come vedete, molto divertente direi anche, ha una rosella, quell'aggeggio che vedete, quella cupidina, si muove, è proprio una girellina, e indica via via varie congiunzioni astrali. Voi tutti sapete che a seconda di quando uno nasce c'è il suo temperamento praticamente, anche se gli astri non regolano, però qualcosa fanno, e anche se non costringono, ma qualcosa fanno. Chiaramente la Chiesa non poteva accettare il dominio degli astri sugli uomini, poteva solo vederli come uno dei veicoli della volontà divina. Quindi c'è sempre il libero arbitrio che poi consente di scegliere, ma le influenze astrali non possono essere negate. E la medicina
ma anche la medicina attuale, tutto sommato, non può farne a meno. La medicina era molto legata alla conoscenza degli astri, delle costellazioni, perché l'uomo, il temperamento umano è condizionato dai pianeti, dalle congiunzioni astrali della sua nascita e le parti del corpo sono ognuna sotto il dominio degli astri, ognuna di un astro, di una costellazione in particolare. Ora lo vedremo. Quindi se il medico, in particolare il chirurgo, riesce a far collimare la congiunzione astrale favorevole con il momento dell'intervento, il gioco è fatto, altrimenti il paziente crepa e questo potrebbe essere un'alternativa non simpatica, soprattutto per il paziente. Bene, detto ciò, come vedete, l'iconografia è molto molto intrigante e chiara in questo tipo di indicazione. Per esempio, in questa immagine voi vedete al centro i quattro elementi costitutivi dell'universo, aria, acqua, terra e fuoco, e intorno il cerchio zodiacale. Quindi gli elementi costitutivi del cosmo sono in pratica regolati, sono in pratica racchiusi dai pianeti. Altro tipo di teoria, ovviamente, e ora la vedremo ancora meglio, perché come Dio regola, crea l'universo e lo regola come una specie, questo è meraviglioso, però sembra che questo Cristo Dio ci abbia davanti una specie di tavola imbandita, in realtà è il mondo, e il mondo è questo cerchio che è regolato appunto da Cristo Dio, ma lo stesso cerchio racchiude l'uomo. Quindi il macrocosmo, l'universo, è esattamente uguale al microcosmo dell'uomo. Ognuno di voi certamente avrà pensato all'uomo vitruviano, perché alla fine si andrà a finire direttamente là, per altre vie, ovviamente. La corrispondenza fra microcosmo e macrocosmo, quindi fra uomo e stelle, è una corrispondenza che tutte le epoche hanno amato molto e che nel Rinascimento trova la sua esplosione. Ma già guardate, questo è provocatorio perché è una delle immagini più belle della miniatura di tutti i tempi, sono le splendide ore del Duca di Berry, dei fratelli d'Embourg, siamo nel primo quarto del 400, intorno agli anni 20 a dire la verità. E questa famosissima immagine dell'uomo microcosmo è particolarmente intrigante perché qui vedete la mandorla anziché il cerchio zodiacale, la mandorla di solito viene usata per racchiudere l'immagine di Dio, e comunque in questo momento torna, e al centro come asse questo uomo che in realtà è doppio, perché è, vedete, maschile e femminile, cioè partecipa dei due generi. Ogni parte del suo corpo è dominata da un segno zodiacale. Ma molto prima, e quindi questo, come si diceva, funziona benissimo anche per medici, eccetera, eccetera. Per la teoria degli umori, per i medicamenti e quant'altro. Molto prima però, in questo affresco, ma non solo, sono esempi questi ovviamente, io ne avrei potuto portare 100.000, ma alcuni mi sono sembrati particolarmente indicativi. Nella cattedrale di Anagni, al centro, c'è questo omino ignudo che è racchiuso tra i quattro umori: il sangue, la flemma, la bile gialla e la bile nera. I quattro umori costitutivi del corpo. Dentro il cerchio, sotto, badate bene, quei due omini sono Ippocrate e Galeno. Quindi mi sembra che sia tutto chiaro. Cioè gli umori, il microcosmo, l'uomo racchiuso nel cerchio come nel macrocosmo, i medici che possono curare attraverso gli altri, e non solo, ovviamente.
L'immagine dell'uomo astrologico è un'immagine comunissima e se ne trovano di tutti i colori. Io ve ne ho messe alcune, ma ce ne sono davvero a centinaia. Ne ho messe alcune di varie provenienze per farvi vedere come appunto questa immagine si è diffusa un po' a tutte le latitudini e in tutte le culture. Secondo me è particolarmente interessante il fatto che questi due siano libri destinati ai medici, alla medicina, insomma. Mentre l'altro è invece un libro più strettamente legato alla cosmografia. Come vedete, è chiaro che questo è un mondo davvero estremamente intrecciato, dove non si può prescindere dalle varie discipline, ma bisogna vederle veramente tutte assieme. L'uomo astrologico, che è poi un'immagine bizzarra, ormai in pienissimo 400, di un viaggiatore che fa questa sorta di acrobata riprendendo le immagini acrobatiche delle lettere del mondo antico, perché le iniziali cosiddette ginnastiche ce ne sono a quintali in epoca romanica, soprattutto pensate non solo ai libri, ma anche ai capitelli, ai portali, tutti pieni di questa gente strana che fa le capriole, che fa le cose più buffe, e intorno appunto i segni zodiacali. Diciamo analogia e la parentela tra i libri e le altre arti lo si vede bene in tantissime occasioni e anche in un altro versante. Abbiamo visto cosmografia, cosmologia, medicina, i lavori dell'uomo legati alle stelle. Di questo sono pieni i portali delle cattedrali romaniche gotiche, sono pieni i capitelli, sono pieni anche i tessuti, ma in particolare forse la parentela più intrigante è quella tra alcuni affreschi e i calendari che riempiono, veramente riempiono, chi ha pratica di libri lo sa, breviari, libri d'ore, tutti in pratica i testi liturgici che sono quasi tutti preceduti dal calendario. Nel calendario, ovviamente, le 12 pagine riferite ai mesi sono ognuna sotto la sua stella, la sua costellazione. Quindi le costellazioni sono strettamente legate alle opere dell'uomo nello scorrere del tempo. Abbiamo già visto il Signore del Tempo e adesso vediamo come il tempo regola le azioni dell'uomo. Come vedete, tutto torna sempre. E l'enciclopedismo medievale in questo era stato una miniera eccezionale, veramente. E il fatto che le stelle in qualche modo sovrintendano alle operazioni, alla vita quotidiana, è un fatto che non è solo immaginario, ma tutti sappiamo come bisogna tagliarsi i capelli in un certo momento, si fanno i figlioli quando fa la luna. Se tu non tappi bene la marmellata, quella esplode in un certo momento. A me è esplosa tutta la conserva una volta quando avevo 20 anni, per dire. Quindi non sono baggianate, ma sono invece cose serie. E la cosa importante è che tutto ciò viene illustrato non solo nei libri, ma anche nelle chiese. Trovo particolarmente carino questo parallelo appunto dell'oratorio di San Pellegrino con i calendari dei libri, perché se pensate che questa è una parete affrescata, voi la potreste trasferire pari pari su un libro o viceversa. Quindi la parentela tra libri e altre manifestazioni artistiche è fortissima, anche perché in tanti casi è il libro che fa da modello alla trasposizione pittorica o comunque su altri tipi di supporti, da modello. Modello bisogna intendersi come, perché naturalmente è un modello che non viene preso in modo passivo, ma che volta a volta viene riadattato, modificato e quant'altro. Moltissimi sono gli esempi
naturalmente di calendari, come vi dicevo, ve ne ho portati solo alcuni per darvi solo l'idea. Questo è ancora uno splendido libro delle ore di Berlin, l'altro sono le Grande Heure de Rohan, e questo invece è un interessante libro di fisionomica. Quindi non solo le stelle stabiliscono in qualche modo l'influenza, i caratteri, gli umori, la vita, la medicina, bla bla, ma anche addirittura la costituzione fisica dell'uomo. Bello perché sei nato in bilancia, intrigante perché sei nato in scorpione e così via. E questo lo sappiamo dagli oroscopi più o meno casaleggi che ognuno di noi si può divertire a consultare. Però appunto anche la complessità della figura vera e propria può essere influenzata dagli astri. Non meraviglia quindi che i cicli dei mesi vengano rappresentati nelle chiese, come quello famosissimo nelle chiese, ma anche, scusate, le chiese lo sapete, ma anche, dicevo, nei palazzi pubblici. Quindi non solo nel campo della fede, ma anche in momenti civili, proprio perché i mesi e gli astri regolano la vita sociale degli uomini. Questo è il Plato della regione di Padova e qualche divertente manoscritto con le congiunzioni astrali, Venere in opposizione e quant'altro. Nel 400 vedrete che tutto ciò non è ozioso, io vi sto trascinando qua e là, ma poi vedrete che tutto torna alla fine. Nel 400 molti sono i momenti in cui gli uomini si rapportano appunto negli astri in modo a volte in modo molto coerente. È chiaro che tutti ci ricordiamo alcuni manoscritti, alcuni grandi cicli di affreschi. Questo è De Sfera Estense, o La Sfera, meglio ancora, Estense, dove i pianeti sono rappresentati come poi coloro che sovrintendono non solo alle azioni dell'uomo, ma anche proprio alla loro vita civile e sociale. Infatti sotto qui c'è Marte, e Marte ovviamente c'è la guerra, quindi c'è un episodio di assedio e quant'altro, però ci sono anche tutti gli episodi di arti e mestieri. Naturalmente tutto ciò si riflette in altri contesti, come, tanto per rimanere in zona, i mesi di Schifanola, che tutti conoscete, dove peraltro si assiste a una sorta di spettacolarizzazione dell'astrologia, perché riprendendo per esempio i trionfi del Petrarca, ma riprendendo anche tutti altri tipi di raffigurazioni, alle divinità planetarie sono collegati i trionfi del pianeta e il loro riverberarsi sulle azioni umane. Questa spettacolarizzazione porterà poi a vedere i pianeti sui carri, come il Bacio Baldini, come le incisioni tedesche, come sarà poi, per esempio, i carri della genealogia degli dèi, tanto per arrivare al Vasari. Ma questo sistema di portare tutto sul piano dello spettacolo non è da sottovalutare, perché in città come Firenze, come Milano, come Ferrara e non solo, erano molto frequenti gli spettacoli per le strade, quelli legati al carnevale e alle grandi feste. Tra le grandi feste a Firenze ci sarà poi la spettacolarità dei magi e saremo dietro un'altra stella, e con quello poi vedrete finire. Ancora in tutto il Cinquecento, questo discorso dei carri con gli dei stellari sopra legati alle stagioni sarà particolarmente, insomma, consono e comune, tant'è vero che sarà rappresentato anche in contesti strani come quelli di un Atlante dove sembra non c'entri nulla. Questo giusto per dirvi quanta fortuna ha questo tema e come in realtà, dicevo prima, una volta un elemento si è codificato, poi va avanti in libertà, diciamo, cioè anzi su una via tracciata.
destra. Ma già a metà del 400 e oltre si cominciano ad affrescare, anzi si affrescano, cieli costellati nelle dimore patrizie, quindi non solo nelle chiese, non solo nei palazzi pubblici, ma anche nel privato. A questo punto, nelle dimore private, il legame non è più soltanto, non è più tanto civile e sociale quanto essenzialmente celebrativo, e ancora più legato a fattori astrologici. Allora, tutto questo ci fa riflettere ancora sul cielo della cupolina, perché evidentemente qualche cosa sotto, al di là del fatto eminentemente politico, forse c'è ancora. Allora, adesso, se sono stata abbastanza chiara, torniamo a capire qual è davvero la tradizione manoscritta che sta sotto a tutto questo discorso, cioè quali erano i manoscritti, le fonti, le tradizioni librarie, dico, che in qualche modo potevano aver funzionato come modelli culturali e iconografici a questo lungo percorso. I manoscritti astrologici, tra virgolette, o astronomici, per intenderci, ce n'è una quantità smisurata, perché evidentemente è un genere che piace molto, che va molto di moda, e se va di moda vuol dire che a qualcuno serve, perché altrimenti non andrebbe di moda. Il fatto stesso che, come vedete, i manoscritti sono di qualità diversa ci fa capire che sono destinati a un pubblico molto variegato, perché se noi abbiamo sullo stesso tema opere di altissima qualità, opere di media qualità e opere scadenti di qualità, parlo, cioè di qualità nel senso economiche da comprare, vuol dire che questa materia può essere spalmata su tutti gli strati sociali. Tant'è vero che i manoscritti, diciamo, più economici venivano comprati da tutti, perché non è che i manoscritti li comprava solo i signori, li comprava anche la gente normale. E questi naturalmente sono i libri di minore bellezza, di minor pregio, ma non di minore importanza. Quindi questa scalettatura ci dice che siamo evidentemente in presenza di un genere molto diffuso e molto amato, e quindi con una sua utenza e con una sua utilità. Come vedete, nei trattati astronomici, cioè quelli più specificamente dedicati alle costellazioni, il tracciato delle costellazioni è molto chiaro, evidente, e si vedono bene le posizioni delle stelle sulla figura immaginaria che le racchiude. La tradizione manoscritta è vastissima, si va da esemplari, come vedete, questo ancora meraviglioso del IX secolo, dove si conserva ancora fortemente, cioè si recupera fortemente il mondo classico ellenistico, con questo naturalismo da fare quasi pompeiano per certe cose, cioè questo fare davvero molto elegante, molto bello, molto naturalistico, e invece cose estremamente schematiche come queste. Ma queste sono molto importanti, perché sono questi i libri di modelli. Cioè questi diventano davvero dei modelli a cui tutti possono in qualche modo attingere. Alcuni testi sono fondamentali per questa tradizione e per capire questo grande momento culturale: i fenomeni di Arato, le favole di Gino e naturalmente Tolomeo, che è la base di tutta questa cultura. Tantissimi sono questi testi e, come vedete, a seconda della loro diffusione, del luogo dove vengono prodotti, hanno delle differenze tipologiche e stilistiche che si vedono, ma non differenze costitutive. Fa impressione
vedere un manoscritto come la Rafa di Leida, che è forse uno dei più famosi e dei più splendidi manoscritti del mondo del IX secolo, con l'altro, guardate addirittura in questo, come lo scritto, la parola e l'immagine sono tutt'uno. Addirittura, questo non è rarissimo, ma in alcuni casi, soprattutto in quest'epoca, poi ci sono dei ritorni trecenteschi. Il miniatore ha tracciato la figura, ha lasciato il corpo, in questo caso dell'animale, vuoto, in modo che lo scrittore potesse metterci nei righi tracciati il testo. Miniatore e scrittore lavorano a gomito, perché altrimenti non sarebbe possibile fare una cosa del genere. Quindi parola e immagine vivono proprio in un matrimonio perfetto, perché altrimenti non sarebbe possibile. Pensate questo che cosa vuol dire nell'organizzazione del lavoro del mondo antico, lavorare insieme davvero in un modo estremamente organizzato. Nel 400 c'è una ripresa assoluta del naturalismo antico, cioè ellenistico, ma c'è un altro intrigo che arriva più da lontano ed è il versante orientale della questione. C'è un testo diffusissimo che è il cosiddetto Al-Sufi, perché questo Al-Sufi è un persiano che nel X secolo tira fuori da Tolomeo, dall'Almagesto e altro, le considerazioni, insomma, sulle costellazioni, e rappresenta, cioè le raffigura, non solo le descrive, ma anche le raffigura. Naturalmente la prima tradizione di questi manoscritti è una tradizione orientale, quindi è un mondo che nasce in Persia, probabilmente, di lì, attraverso il mondo islamico, arriva in Occidente, viene tradotto in latino e si occidentalizza. Allora, questo Al-Sufi, che passa sotto tanti nomi dopo, ma che riassume Tolomeo, ma anche Abu Mazar, ma anche tutta una grande quantità di autori e di conoscenze, unendo in qualche modo Oriente e Occidente, diventa una sorta di grande catalizzatore di immagini, un repertorio proprio. E ve lo faccio vedere. Guardate, si passa da cose splendide come questa, che è di un naturalismo estremo, a cose orientalissime come quella là, a occidentalizzazioni come queste, cioè ognuno se lo gioca come gli pare, però una serie di caratteri rimangono e sono le spie che tradiscono il fatto che in qualche modo questo mondo orientale è arrivato da noi. La nave islamica, sono orientale, io non so come posso dire, ma per capirsi, e lo mio invece, che sembra un mercantino dei nostri, insomma, del nostro 400, quindi con il vestitino all'occidentale, così diverso dai mongolini che abbiamo visto prima. L'Al-Sufi trapassa, o comunque si fonde, perché qui è difficile capire come funziona, perché questi autori, Igino, Arato, Al-Sufi, Tolomeo alla base, a un certo punto entrano in un gran calderone e a livello di immagini si intersecano l'uno con l'altro. Come vedete, Igino, per esempio, la figura di Pegaso è una figura estremamente orientale. Gli altri invece sono figure occidentali, quindi questo vuol dire che ci sono i prestiti di qui e di là che vengono a fondersi in questo grande repertorio di immagini. Ancora, vedete, ora cerco di andare un po' più veloce, sennò vi ammazzo. Ecco, sempre sulla base dell'Almagesto di Tolomeo, vedete appunto vari modi di rappresentare le costellazioni, che danno comunque, come vedete, l'idea di essere in presenza proprio di
modelli a cui si può attingere con una certa facilità. Oltre ai libri, lo zodiaco era stato rappresentato anche, e qui dovremmo farci un po' i conti perché siamo a Firenze, nei pavimenti delle cattedrali. A Firenze due esempi straordinari, il Battistero e San Miniato. Due esempi straordinari che si trovano nelle chiese e che si trovano orientati in un certo modo a livello di profonda indicazione liturgica, che indirizzano il fedele verso un certo tipo di percorso liturgico. Tenete conto che, poi vi ho messo quello di Otranto perché è particolarmente famoso, insomma, anche per far vedere che ci sono precedenti rispetto, o comunque, oltre che precedenti, gemelli, no? Cioè è un percorso che non è solo fiorentino, ma tenete conto che lo zodiaco di San Miniato è orientato come se Cristo fosse il sole. Quindi c'è proprio un passaggio, un recupero concreto e coerente rispetto a tutto quello che abbiamo detto e visto prima. Un altro dettaglio, un altro zodiaco, chiamiamolo così, particolarmente interessante, è quello di, sempre di pietra, di Agostino di Duccio nel Tempio Malatestiano, Irini. Come vedete, la figura del cancro, per esempio, è esattamente uguale quelle del vicino, cioè sono le figure delle costellazioni più naturalistiche, non più stilizzate. Ma il Tempio Malatestiano, come sapete, è sì un tempio, ma è un tempio a modo suo, perché è certamente la celebrazione di Sigismondo quando alzò la testa. Quindi tutti i segni zodiacali, tutta la decorazione del tempio è ad uso e consumo del Signore che l'ha commissionato e sovvenzionato. Tant'è vero che il Papa disse che quello del tempio più pagano avesse mai visto in vita sua. E questo anche ce la dice lunga, perché siamo in presenza di un tempio con zodiaco tutto funzionale alla gloria di un Signore. Ed eccoci arrivati a noi. A Firenze ci sono questi due cieli dipinti, la Sacrestia Vecchia e la Cappella dei Pazzi. Non mi soffermo assolutamente sulla data della Sacrestia Vecchia perché è stato dimostrato dagli astronomi, dagli storici, da tutti che è una data specifica, luglio del 1442, che tutto torna e che è stata ricollegata alla venuta di Renato d'Angiò a Firenze per scopi tutti i suoi personali, ma per fare quattrini, per trovare alleanze e quant'altro, il che è indubitabile. Però vediamo come è fatto questo cielo, cioè se ci possono essere stati dei modelli di qualche tipo, perché non è che questo pittore si è inventato le cose. Un'altra cosa mi viene in mente. È vero che c'è una motivazione politica, verissimo, però questo cielo sta dentro una chiesa e sta dentro una chiesa che è finanziata dalla famiglia Medici. Quindi in qualche modo ci devono rientrare i Medici e ci deve rientrare soprattutto la cultura fiorentina di quegli anni. Perché se è vero, ed è vero, che Toscanelli è stato l'astronomo, diciamo, cioè lo scienziato che ha stabilito le coordinate astronomiche della collina. Guardate, questi sono i due disegni conservati alla Biblioteca Nazionale di Firenze nel Banco d'Arte 40. La figura del cancro è veramente sovrapponibile a quella della cappella. Molto meno il serpentario, ma si vede talmente poco perché in effetti il disegno è un pochino sbiadito, però certamente l'intrigo c'è tutto. E poi il fatto che appunto come si dice, questa cupola, questa ellittica è stata fatta con estrema precisione astronomica. Quindi che ci sia dietro un astronomo non ci piove. E gli astronomi hanno detto anche che ha fatto le cose bene. Però, come mai ci hanno fatto un cielo sulla cupolina?
poverina non ci poteva fare un'altra cosa. Cioè, è una cosa abbastanza strana che si faccia un cielo notturno in una cupola. Non è proprio, si vede tutti i giorni per celebrare un avvenimento politico. Non bisognerà pensare anche ad una lettura non solo astronomica, non solo politica, ma anche chi è che ha dato il programma iconografico di questo cielo? Forse un umanista? Perché mi viene in mente, ma lo dico guardate così, perché mi viene in mente che in quegli anni tutto quello che si faceva a Firenze veniva posto al vaglio, soprattutto se era liceo, di quella congrega di gente che si chiamava Leonardo Bruni, Ambrogio Traversari e così via. Pensiamo che Leonardo Bruni è l'autore della Laudatio Urbis Florentiae, la lode della città di Firenze, che Leonardo Bruni stabilì il programma iconografico della Porta del Paradiso del Ghiberti, il quale Ghiberti dovette sottostare per certi versi diciamo, al beneplacito del Traversari, che gli dette una sorta di imprimatur: sì, l'hai fatta bene questa porta, bravo, complimenti. Mi sembra strano che dietro a questa cupola non ci sia la mente di un umanista, perché il tema è talmente strano e che però invece è strano da un punto di vista, come dire, inusitato come tema, ma non è strano nella Firenze di quegli anni. Soprattutto non è strano se si pensa dove andavano a parare i medici. I medici tutte le volte che fanno qualcosa lo fanno per la gloria della casata, non ci pensi. Allora, celebrare Renato d'Anjou voleva dire certamente un re che veniva a Firenze e quant'altro. Però certo che, siccome si sa che gli affreschi, i quadri, eccetera, possono essere soggetti a più piani di lettura, allora ci sta che non ci sia soltanto, ed è importantissimo, un movente politico e una realizzazione astronomica, ma ci sia anche qualcos'altro. Dove l'aveva tirata fuori questa cosa? Chi se l'ha inventata? Che cosa avevano guardato? Libri di modelli ce n'erano tanti. Uno può essere stato Licinio della Biblioteca Nazionale, quello lì, molto semplice, ma forse no. Uno molto intrigante, questo già indicato dal Parrocchi, che guarda caso viene dal convento di Santa Maria degli Angeli. E questo la direbbe lunga, perché il convento degli Angeli è uno dei conventi, virgolette, medicei, dei cenacoli culturali della città. Tornerebbe bene l'ambiente culturale di Santa Maria degli Angeli alla base di questo programma iconografico. Certamente le immagini non sono esattamente sovrapponibili, però consideriamo che un pittore lavora anche per conto suo, cioè ha dei modelli, ma poi ovviamente, siccome questo è un pittore di qualità, non è un imbrattatele qualunque, un pittore di notevole spessore, beh, insomma, ci sta che abbia anche poi riaggiustato a modo suo le figure. Alcune immagini sono particolarmente intriganti, soprattutto quelle degli animali. Il toro, avete visto, c'è il sole in cancro, la luna in toro. Tutto questo va benissimo con le coordinate astronomiche, però consideriamo che da un punto di vista astrologico la luna in cancro, il sole in cancro è l'indicazione di un momento di rinascita, nascita e rinascita. La posizione dei pianeti, delle stelle, scusate, come è messa in questo cielo, è una posizione piuttosto particolare che indica soprattutto, così è stato detto, il tema della rinascita. E questo è interessante. Come vedete, per esempio, la figura del toro è una figura molto all'orientale che torna nella Dante Celeste, che torna in Virgilio l'Incagliano, e guardate il cane, che è esattamente uguale a quello di Azzufi. E francamente io credo che in questo cielo
si intrecciano davvero tanti modelli, cioè c'è tanta cultura, non è solo una cultura astronomica, ma è una cultura anche di tipo astrologico-intellettuale molto complessa, che forse vale la pena di essere ancora indagata. I gemelli, per esempio, guardate belli, quelli degli azzuffi mongoli, gemelli vari di tipo, guardate quelli più toscani, i gemelli uomo-donna già a San Miniato, i nostri gemelli uomo-donna anche loro, forse. Cioè, come vedete, in effetti il mondo che si vede in questa cupola è un mondo davvero molto, con tanta roba dentro, molto complesso. E mi ha meravigliato, perché poi io sono andata veramente all'incontrato, perché sono passata di qui, mi ha meravigliato ritrovare questo brano di Cielo nel Virgilio di Cariano, che è datato del 1459 circa, strettamente connesso agli affreschi di Benozzo Gozzoli della Cappella dei Maggi. Tutti sappiamo che gli affreschi del Gozzoli sono gli affreschi celebrativi del 59, che riprendono il Concilio del 39 e che fanno vedere come la città di Firenze in quel momento è la capitale del mondo, come lo era nel 39, lo è nel 59, perché i Medici possono insomma, proteggere la città, garantire benessere e tutto quello che si vuole. È una celebrazione trasversale dei Medici. Il Virgilio di Cariano riprende, come vedete, secondo me in modo molto più puntuale, manoscritti come quello di Santa Maria degli Angeli, quindi la base di Gino. Tra l'altro, riprende Gino anche strettamente da un punto di vista testuale nella descrizione della caduta di Troia. Noi, perché questo è il terzo libro dell'Eneide. Noi sappiamo che nel Virgilio di Cariano la caduta di Troia è la caduta di Costantinopoli, perché la città di Troia è rappresentata con le cupole di Santa Sofia. E poi tornano tante cose quant'altro. Allora, questi dettagli, secondo me, ci costringono in qualche modo a ripensare anche alla cupola di San Lorenzo. Non solo nel suo indubitabile avvenimento politico contingente, ma anche legato più, diciamo in modo più lato, ma non meno importante forse, all'idea che circolava in quel momento a Firenze, soprattutto nell'ambito mediceo, della glorificazione della città attraverso la famiglia. Quindi sì, certo, un momento particolare e contingente, ma forse anche un'idea culturale più larga. E ci poteva essere davvero di essere un umanista che in qualche modo ha ritirato fuori questo interesse per l'astronomia e astrologia che si stava affermando con scienziati come il Toscanelli, con tutta la cultura che stava valutando e rivalutando l'antico, che poi sfocerà nel Corpus Hermeticum del Ticino, ma dopo un po', sempre in ambiente mediceo, che aveva a che fare col Brunio e col Traversale, e che proprio nella Cappella dei Magi, che è dopo ovviamente, ma è come dire una specie di dimostrazione dal dopo al prima, trova la sua più chiara manifestazione proprio come glorificazione della famiglia attraverso un episodio legato ad un fatto avvenuto prima, quello del Concilio. Pensate alla formella del Ghiberti con l'incontro di Salomone e la regina di Saba. Anche quello legato a quel momento, legato ai Medici, e i Medici stessi che erano stati patroni erano i patroni della Compagnia dei Magi, i Magi raffigurati nella cella di San Marco, e ovviamente i Magi raffigurati nella cappella di famiglia. Ecco, forse proprio guardando tutto questo percorso così complesso, ma così articolato, dove però si costruisce una linea abbastanza organica di pensiero e di cultura, forse riusciamo a valutare ancora meglio di più questa scelta così particolare e inusitata del cielo notturno, che però rientra perfettamente in tutta una cultura molto variegata della Firenze dell'epoca,
che attinge i suoi modelli proprio nell'ambito della cultura, cioè nel fondamento della cultura, cioè nei libri. Questi libri che non parlano solo la lingua dell'Occidente, ma anche la lingua dell'Oriente, come abbiamo visto nei richiami chiari al mondo islamico. E guarda caso, proprio nel 39, in occasione del concilio, avevano trovato la loro fusione nella unione, sia pure effimera, tra le due chiese, quell'unione celebrata dal Ghiberti, celebrata dalla Cappella dei Magi, forse ricordata anche dalla stessa Popolina, perché è vero che c'è Renato Cangione, è anche vero che comunque nel luglio del 39 c'era stata la proclamazione dell'Unione delle Due Chiese, data con uno scarto di poco, però siccome sappiamo che negli affreschi spesso le cose vengono messe insieme, non è che c'è uno solo di chiavi di lettura. Ci sono più chiavi di lettura che non contrastano l'una con l'altra. Io credo che appunto in questo modo riusciamo ad avere un panorama ancora più completo, forse ancora più intrigante di questo intrigo di stelle. Vi ringrazio dell'attenzione.